L'estate è iniziata oramai da qualche settimana, caratterizzata da temperature roventi. Come roventi sono state le polemiche che hanno accompagnato questo anticipo di stagione turistica per la mancanza di stagionali da assorbire nell'industria delle vacanze. Ultima, in ordine di tempo, la dichiarazione su Twitter, poi diventata virale, della showgirl Ara Borselli, che si è attirata le ire degli haters per le sue dichiarazioni su quando in gioventù, quindicenne, otteneva un gelato e delle patatine in cambio di una serata di lavoro in un bar. Servono sacrificio e fame, ha twittato rivolgendosi ai giovani, ma la situazione è più difficile di quanto appaia nei social. Le associazioni di categoria lanciano l'allarme. Servirebbero 387.000 in tutta Italia lavoratori stagionali, di cui il 40% risulta introvabile. Mancano barman, cuochi, camerieri, addetti alle pulizie, lavapiatti, bagnini, animatori, insomma centinaia di migliaia di posti di lavoro che nessuno vuole ricoprire per sostenere un sistema che assume per pochi mesi e nel resto dell'anno manda a casa centinaia di migliaia di dipendenti. Ma è davvero così? Da un lato la polemica riguarda gli stipendi offerti agli stagionali. C'è chi ritiene siano spesso insufficienti, soprattutto se correlati alle ore di lavoro spese nei turni lunghissimi, anche 15 e 16 nel caso degli animatori, e poi il sommerso, il lavoro nero senza diritti nel caso di malattie e neppure qualche contributo per la vecchiaia. Dall'altro il reddito di cittadinanza sotto accusa. Gli imprenditori ne fanno una questione dirimente. Intascare una cifra mensile senza colpo ferire parrebbe più attraente rispetto a sudare 7 camicie. Ma una spiegazione c'è, anzi meglio, c'è un'altra prospettiva e la offre la Federalberghi per voce del suo presidente regionale. La polemica di questo 2022, ahimè, è la scarsità di lavoratori nel settore del turismo. Il problema di reddito di cittadinanza è un pezzo di un sistema molto più complesso. Sono anni ormai che i lavoratori in parte abbandonavano questo settore perché vi è un problema di stabilità. Ancora non si riesce a trovare lavoratori che abbiano una progressione di carriera all'interno del settore e allo stesso tempo possano far convivere la ovvia stagionalità. In Sardegna il grosso degli alberghi sono aperti per 5-6 mesi al massimo, con una vita di 12 mesi all'interno dell'isola. È chiaro che occorre riprofessionalizzare tutti gli operatori del settore, che in questo momento sono fuggiti verso la logistica, la consegna a domicilio e tutti quei settori che durante la pandemia sono esplosi. Perché? Perché nel momento in cui nel turismo vi sono possibilità di carriera, crescita e stabilizzazione, beh, in un'isola come questa sicuramente le possibilità di sviluppo e di lavoro diventano primarie. Per fare questo occorre un grandissimo lavoro da parte dei privati, ma accompagnati ovviamente dalle istituzioni, perché altrimenti è impossibile, senza il supporto di regione e istituti di formazione fino ad arrivare alle università, che si possa ricreare una struttura di professionisti del settore che vivano di turismo 12 mesi all'anno. C'è la Sardegna e i numeri in crescendo di turisti che vogliono trascorrere le vacanze su e nell'isola attrattiva. La Sardegna, non solo per il mare, ma per tutta una serie di unicità. E allora, le prenotazioni solo nell'ultimo mese sono aumentate, luogo virtuale dove ormai si prenota non solo il biglietto aereo ma anche dove dormire, si sa, sono le piattaforme digitali. A questo proposito, la Polizia di Stato e Airbnb stringono un patto e rinnovano la campagna di prevenzione per aiutare chi si affaccia per la prima volta alle prenotazioni online. Insieme dunque per riconoscere e stare alla larga dai tentativi di raggiro più diffusi, perché se prenotare online un alloggio per le vacanze è facile, bisogna però fare i conti con la possibilità di imbattersi in tentativi di truffa. A questo proposito, secondo il primo rapporto Censis Deep Cyber, al 65% degli italiani è capitato di essere bersaglio di email ingannevoli nel tentativo di convincere le potenziali vittime a condividere dati sensibili e carta di credito. Inoltre, le prenotazioni di viaggi e alloggi figurano tra le 5 attività digitali che gli italiani ritengono a più alto rischio per la sicurezza dei propri dati personali. Insomma, va bene la velocità delle prenotazioni sulla rete, ma state attenti, questo è il messaggio di polizia e di uno dei principali app dove si possono trovare buone occasioni per soggiornare nell'isola. Attenzione massima alla parola d'ordine e qualche consiglio utile, che non guasta mai, come la trattativa internazionale. Un proprietario fittizio, appena trasferitosi all'estero, non può accogliervi di persona. La trattativa è a distanza ed è il preludio di una richiesta di bonifico internazionale. E da qui è quasi impossibile risalire alla catena ingannevole.
Un altro molto frequente riguarda gli annunci in siti di seconda mano, e a questo si aggiunge un link dove inviare i soldi. E ancora una proposta economica quasi impossibile da non perdere che vi farà cadere nella rete. Oppure i siti clone o sosia, vale a dire quasi uguali nel logo, ma se state attenti bene troverete l'intruso o qualche link che vi rimanda su un altro sito. Insomma, i modi sono tanti, ma partiamo da un presupposto e un consiglio. Airbnb non è un'agenzia immobiliare, dunque va da sé che chi vi scrive di aver dato l'incarico al sito di mostrarvi la casa è già una bufala. Il sito è un portale di intermediazione equidistante da host e guest. Il consiglio? Non pagate mai con bonifico. Se vi viene proposto di inviare una caparra è già un campanello d'allarme, anche perché è contrario ai termini del servizio. Pagate esclusivamente attraverso carte di credito sul sito e nessun altro modo. Airbnb trattiene l'intera somma della vostra carta e la inoltra all'host solamente il giorno dopo l'avvenuto check-in, dandovi il tempo di arrivare a destinazione e verificare che la casa sia esattamente come pubblicizzata. Speriamo di non avervi spaventato troppo, ma anzi incentivato a usare con più prudenza la nuova tecnologia. Le nostre spiagge sono invase da plastiche e mozziconi di sigarette. Uno dei problemi ambientali più urgenti da affrontare, sia per la sua gravità, sia perché lo abbiamo ignorato per troppo tempo. Per questo l'amministrazione comunale di Olbia intende perseguire la diffusione di buone pratiche sia per la tutela della salute, nello specifico la lotta al tabagismo e la prevenzione delle malattie che ne conseguono, sia per l'inquinamento da plastiche e microplastiche. Colpa nostra che non rispettiamo la natura. Io sono stata 5 minuti e ho già raccolto una borsa, però quella è colpa nostra perché si fa in fretta a fumare e a buttare. Dex fumatrice non va bene. La bottiglia d'acqua l'hai bevuta, te la porti a casa, male non fa, perché comunque è un bene naturale di tutti questo, penso, no? Vietato fumare e abbandonare cicche nell'ambito degli 8 metri della battigia in tutte le spiagge. In base alle ordinanze numero 20 e numero 21 del 2019, non solo nelle spiagge, ma anche in siti archeologici, aree verdi, parchi pubblici e piazze, è vietato l'utilizzo di contenitori e altri prodotti di plastica monouso. Abbiamo cercato di ridarne notizia in modo da rafforzare questo divieto. Se tutti mettiamo un po' la testa a posto, nel senso che se tutti pensiamo che tenere la spiaggia pulita vuol dire anche avere meno problemi di salute per tutti noi, ma soprattutto meno problemi di salute per le generazioni che verranno, sicuramente faremo un po' di quel recupereremo un po' di quel danno che in questi ultimi lustri abbiamo creato alla nostra, al nostro ambiente. Ci saranno comunque delle aree attrezzate in cui è possibile fumare? Assolutamente, ci saranno dei luoghi dove la gente potrà andare a fumare e lasciare il mozzicone e non disperso sotto la sabbia. Sarà dunque possibile fumare solo nelle aree attrezzate a ospitare fumatori o al di fuori di queste, solo in possesso di contenitore idoneo a raccogliere i rifiuti da fumo, con chiusura ermetica che impedisca la dispersione di mozziconi nell'ambiente. Qualche anno fa la Regione Sardegna li distribuiva gratuitamente in tutte le spiagge. Inoltre è innegabile che la dispersione dei mozziconi di sigaretta viene percepito come un evidente sintomo di degrado del tessuto ambientale e urbano, soprattutto per un territorio come quello di Olbia e la Gallura, a vocazione turistica. Riguardo l'assalto dei vacanzieri sulle coste olbiesi, se in altre località vige il numero chiuso, sulle spiagge del comune l'accesso sarà garantito senza contingentamenti. Per il momento vogliamo soltanto le spiagge pulite e i servizi bendati. Speriamo che in questi prossimi 4 anni di portare a termine il grande progetto della riqualificazione del nostro litorale. Da qualche giorno le bandiere blu sventolano a Platamona, Portoferro e Porto Palmas, spiagge premiate anche quest'anno con i vessilli della FE, la Fondazione per l'Educazione Ambientale, segnando di fatto l'apertura ufficiale della stagione balneare nei litorali sassaresi. Una aggiudicazione cui è seguita una cerimonia alla presenza dell'assessore all'ambiente Antonello Sassu, del presidente del Consiglio Comunale Maurilio Murri e dei rappresentanti della Guardia Costiera e della Capitaneria di Porto Torres, a conferma di quanto il riconoscimento
riconoscimento sia prezioso per l'impegno dell'amministrazione comunale, che ha voluto assicurare standard di eccellenza con servizi, sostenibilità ed educazione ambientale, rivolta soprattutto alle scuole e ai giovani, ma anche ai turisti e ai residenti. Un compito che il Comune di Sassari ha affidato al Centro di Educazione Ambientale CEAS Lago Baraz, che realizzerà appunto attività e laboratori tematici. È una riconferma, il fatto importante è che già nel 2016 e nel 2017 al Comune di Sassari è stato riconosciuto, appunto, sono state riconosciute le due bandiere blu, una per Porto Palmas e l'altra per Porto Vendro, e lo scorso anno, quindi nel 2021, è stata riconfermata, è stata assegnata la terza bandiera blu qui a Fondo di Plattamona. È una riconferma, quindi per noi è un fatto importante, perché questo significa che i servizi e tutto ciò che riguarda, insomma, la balneabilità delle nostre acque è assolutamente a norma, e questo non può che farci felice. Operativo in Europa dal 1987, il programma Bandiera Blu promuove nei comuni rivieraschi una conduzione sostenibile del territorio attraverso una serie di indicazioni che mettono alla base delle scelte politiche l'attenzione e la cura per l'ambiente, con criteri che vengono aggiornati periodicamente, così da spingere le amministrazioni locali ad impegnarsi per risolvere e migliorare nel tempo le problematiche per la gestione del territorio, ma anche per un'attenta salvaguardia generale dell'ambiente. La qualità delle acque di balneazione è un criterio imperativo. Solo le località le cui acque sono appunto risultate eccellenti nella stagione precedente possono presentare la candidatura. Le bandiere blu sono assegnate a 210 località rivieraschi, 82 approdi turistici, 10% delle spiagge premiate a livello mondiale, e quest'anno, nel 2022, sventola su 427 spiagge tra le più belle d'Italia.